Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Vedremo a breve come il Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio cambierà la sanità territoriale ferrarese. Ci sono diversi milioni di euro in arrivo e diversi i progetti che oggi sono stati spiegati ai sindaci. Li vedremo a breve, parleremo anche di emergenza coronavirus perché all'interno della conferenza territoriale sociosanitaria abbiamo visto i ricoverati, un po' le percentuali di chi è vaccinato e chi no e si trova appunto in questo momento all'interno dei reparti Covid dell'ospedale di Cona, ma in questa edizione vedremo anche le immagini della serata gialla di Coldiretti ieri in Piazza Municipale e vedremo anche le nuove maglie della SPAL nell'evento di ieri sera con cui Colombarini e Matteoli si sono congedati dai tifosi e dalla città appunto alla guida della SPAL, ma da domani scatta l'obbligo del Green Pass anti-Covid per bar e ristoranti al chiuso, tra gli altri ricordiamo anche musei, cinema e altri luoghi a cui appunto per accedervi bisognerà avere il Green Pass. Gli esercenti di bar e ristoranti sono pronti al controllo dei clienti che consumeranno al tavolo all'interno dei locali, ma non sono pronti, dicono, a un'eventuale verifica dei documenti di identità, ribadirlo e FIPE Confcommercio, contraria all'ipotesi di dover appunto controllare anche i documenti di identità dei clienti. La responsabilità dell'uso improprio del Green Pass non può ricadere sulle imprese, spiega il vicepresidente nazionale di FIPE Confcommercio, il ferrarese Matteo Musacci. Sentiamo. L'ipotesi di dover controllare oltre i Green Pass anche i documenti di identità rappresenta un atto di sfiducia nei riguardi dei clienti. È netta la posizione della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi aderente a Confcommercio, rispetto ai controlli e all'obbligo del Green Pass nei locali al chiuso, come bar e ristoranti, in vigore da venerdì 6 agosto. Dal venerdì 6 agosto, appunto, bisognerà mostrare il Green Pass tramite QR code oppure stampato a ristoratori o baristi o ai propri dipendenti per consumare all'interno dei locali, fatto salvo per quelle aree a bancone dove si consuma velocemente. Quindi, per bere un caffè al banco non serve il Green Pass. Se ci si siede, invece, lo Green Pass è obbligatorio. Bisognerà anche mostrare il documento d'identità proprio perché noi pubblici esercizi abbiamo l'obbligo anche di verificare che effettivamente quel Green Pass corrisponda alla persona che lo stesso documento mostra. Ecco, questo è il vero punto che a noi è più difficile da digerire perché ovviamente sia per un problema di privacy, cioè noi dobbiamo chiedere un documento d'identità ad un cliente del quale non avremmo normalmente l'obbligo di conoscerne l'identità. E dall'altro lato siamo anche responsabili dal punto di vista sanzionatorio, cioè qualora questa persona che mostri il QR code, mostri un documento d'identità, ma non sia effettivamente quella stessa persona, noi rischiamo delle multe dei 400 e 1000 euro e in più anche se reiterando la sanzione e la chiusura del nostro pubblico esercizio. Noi sosteniamo che bastasse l'autocertificazione, cioè che il cliente esponga il proprio Green Pass al ristoratore, all'esercente, e qualora quel Green Pass non fosse autentico, il controllore, il pubblico ufficiale, potesse effettivamente multare la persona e non di certo il ristoratore che deve fare appunto il ristoratore, il barista e non il pubblico ufficiale. Riteniamo che questa sia la parte della norma sbagliata. Giusto invece è che ci sia il Green Pass, ma soprattutto che, visto che c'è il Green Pass, il nostro settore non venga né più chiuso, ma nemmeno limitato negli orari qualora malauguratamente si entrasse in zona gialla. Il Green Pass in ogni caso è visto dagli esercenti come lo strumento per evitare chiusure delle attività che sarebbero in questo momento deleterie per le imprese già colpite duramente dai lockdown adottati nei mesi scorsi. Per questo l'invito è quello dell'utilizzo del Green Pass, quindi della vaccinazione anche per il personale che lavora in bar e ristoranti. Ancora non è stato ben definito l'obbligo del personale dipendente di avere il Green Pass. Ovviamente è un po' un controsenso il fatto che da un lato ci siano clienti che hanno l'obbligo del Green Pass e dall'altro lato invece il personale dipendente che non ce l'ha. Noi su questo ovviamente rispettiamo tutte le scelte che può fare il governo. È chiaro che l'auspicio è che tutti o il personale dipendente, indipendentemente dall'obbligo del nostro settore, si vaccini proprio perché
chiudere magari per un contagio avvenuto in azienda da una persona non vaccinata, significherebbe di nuovo essere, vittime di chiusure di cui non possiamo più permetterci economicamente l'avvenimento, insomma. Sanità, adesso a breve parleremo della situazione coronavirus nel Ferrarese. Ci sono alcuni aspetti interessanti spiegati oggi ai sindaci durante la conferenza socio-sanitaria, in cui però azienda USL, azienda ospedaliero universitaria Sant'Anna, impegnate anche nel progetto di fusione in una realtà unica, nella sede della conferenza hanno illustrato come verranno investiti sul territorio i milioni di euro, in arrivo dal PNRR. Definita un'opportunità imponente per il nostro Paese, le risorse della missione 5 e 6 del piano nazionale punteranno a sviluppare anche la sanità sul territorio. I primi cittadini hanno chiesto maggiore coinvolgimento in questa progettazione. I punti focali saranno le case e gli ospedali di comunità, tra cui Argenta, dove sono in corso investimenti importanti, ma c'è anche una grossa fetta riguardante la telemedicina, oltre al potenziamento dell'ospedale di Cona. Partiamo però parlando dello sviluppo digitale. Del PNRR, nel documento, una delle cause ritenuta l'elemento del minore sviluppo economico di questi ultimi 10 anni del nostro paese rispetto agli altri è la mancanza di digitalizzazione, la scarsa digitalizzazione. Quindi è uno dei problemi prevalenti che viene posto all'interno del PNRR, dove noi rispetto al percorso di digitalizzazione di tutti gli altri paesi europei risultiamo al quart'ultimo posto dentro tutto questo scenario. Quindi c'è un'attenzione particolare perché è chiaramente una svolta anche nella riorganizzazione dei servizi, non è lo software, è proprio la riorganizzazione dei servizi e la riorganizzazione dei processi. Andranno a migliorare i percorsi interni, ma soprattutto la vita del cittadino, perché una delle condizioni che chiede il PNRR, altro elemento fondamentale sono gli ospedali di comunità. Noi attualmente abbiamo l'ospedale di comunità a Copparo e a Bondeno, no, Bondeno deve essere fatto, scusate, a Comacchio. Quello che toccherebbe alla regione sulle case di comunità sono 135 milioni. E dovremmo andare a realizzare in più all'interno globale della nostra regione 95 case di comunità in più. Quindi in questa mappatura e questa ipotesi che abbiamo fatto di case della comunità, vedete quelle già presenti, che sono rappresentate dalla casina e basta, quelle che abbiamo previsto in rosa di potenziare, tanto che l'idea sarebbe di fare una casa della comunità più grande d'Italia, perché non credo ce ne siano così tanto grandi nell'ipotesi che abbiamo effettuato, le case di comunità da adeguare, vedete Porto Maggiore, Copparo e Comacchio, cioè da farci dei lavori all'interno importanti, e case di comunità da realizzare come ipotesi che noi attualmente non abbiamo. E quindi queste risorse estremamente consistenti sono state assegnate per potenziare quella parte che è risultata più fragile, e cioè la parte del territorio con tutte quelle strutture che Monica vi ha elencato in precedenza, dalla casa del paziente, il primo domicilio, la casa, fino all'ospedale di comunità. Quindi è proprio un piano nel quale, come diceva lei, il territorio la deve fare da leone. Intanto questa estate è caratterizzata ancora dall'emergenza coronavirus. In conferenza socio-sanitaria è stato spiegato qual è la situazione nei reparti Covid all'ospedale di Cona, dove ci sono più ricoverati, più di 30, tre dei quali in terapia intensiva. Sentiamo allora quali sono le casistiche cliniche di queste persone. La popolazione ricoverata in questo momento in azienda ospedaliera è costituita da un 60% circa di pazienti non vaccinati,
è un 40% totale di pazienti vaccinati, di cui però 4 su 13, quindi è una percentuale importante, vaccinati solo con una dose. Tra i non vaccinati, che sono più giovani, la sintomatologia Covid è più significativa. Tra i 13 pazienti vaccinati si tratta quasi tutti di pazienti che hanno sì contratto in qualche modo l'infezione, sono positivi al coronavirus, ma in realtà quasi sempre sono ricoverati perché sono portatori di altre patologie, ma essendo positivi al coronavirus vengono ricoverati nei reparti Covid. Questo è il quadro tratteggiato a livello clinico nei reparti Covid dell'ospedale di Cona. Nel Ferrarese intanto sono più di 635 le persone che in questo momento sono contagiate dal coronavirus. Una curva dell'incidenza in aumento, ma nell'ultima settimana si è visto un aumento inferiore rispetto alle ultime tre settimane. Nell'ultimo bollettino, in un giorno, sono 57 i nuovi positivi su 231 tamponi e 17 i nuovi guariti. L'aggiornamento in Emilia-Romagna vede quasi 670 nuovi positivi e nessun decesso. Capitolo vaccini nel Ferrarese. Mercoledì più di 2.500 le somministrazioni sul territorio, con circa 234.000 ferraresi che hanno ricevuto almeno una dose e sono più di 190.000 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Speriamo anche, guardando retrospettivamente in anno tutti coloro che hanno avuto il vaccino, arriviamo a 77,4. Se a questi aggiungiamo poi i 15.000 prenotati dal 5 agosto al 29, ricordo che è importante, abbiamo messo ulteriori 5.000 posti Pfizer eventuali disponibili per tutti coloro che ancora sono nella platea degli indecisi, entro la fine di agosto dovremmo arrivare a coprire in questo modo l'81,7% della nostra popolazione con almeno una dose. Cambiamo argomento. Prodotti per il benessere delle persone anziane e fragili, come integratori, detergenti, disinfettanti, repellenti per gli insetti, ma anche occhiali per la lettura da vicino. È stata questa la donazione che AFM Farmacie Comunali di Ferrara ha fatto oggi alle strutture di ASP, l'azienda pubblica di servizi alla persona. Prosegue così e si intensifica l'impegno delle Farmacie Comunali di Ferrara nei confronti delle persone fragili e delle situazioni di criticità sociale. In collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali, l'azienda farmaceutica da qualche mese a questa parte ha provveduto a strutturarsi attivando un ufficio dedicato a progetti e collaborazioni con istituzioni del territorio attive in questo campo, come vediamo in questa immagine, simbolo appunto di questa mattinata. E ieri invece c'è stata la prima edizione della Notte Gialla di Coldiretti a Ferrara in Piazza Municipale, gli stand con i prodotti della filiera agricola del territorio, della tradizione, anche questi prodotti della tradizione enogastronomica, e c'era anche musica dal vivo, vediamo. Una grande festa gialla in Piazza Municipale, perché vogliamo dare un po' di ottimismo alla città, ai turisti, a tutti i nostri soci, a coloro che producono cibo, prodotti genuini, salubri, dare un pochino di traiettoria, di speranza, perché siamo convinti che ci riprendiamo, siamo convinti che siamo resilienti. E vogliamo festeggiare un po' al meglio, uscendo anche magari da quei parametri troppo ingessati. Vogliamo che sia una serata smart e che tutti quanti si possano divertire sempre nel rispetto delle regole. Coldiretti è anche questo, insomma, e lo vuol fare con i propri dirigenti, con i propri associati, con le proprie donne, con i propri giovani. Insomma, è una festa per tutti. Un bellissimo colpo d'occhio, sono entrato in Piazza Municipale e mi ha colpito questo colore giallo di Coldiretti, un colore che significa promozione del territorio, promozione dei nostri prodotti enogastronomici di eccellenza, e quindi grazie di cuore a Coldiretti e a tutte le aziende che rappresenta Coldiretti e che alcune questa sera stanno mettendo in mostra i loro prodotti più di eccellenza e che rappresentano poi il nostro territorio. Ecco, quindi un'iniziativa che abbiamo sostenuto con grande piacere come amministrazione comunale. Siamo al fianco delle aziende agricole, il settore
agricolo, il settore primario è uno dei volani della nostra economia e quindi come amministrazione siamo volentieri impegnati insieme alle associazioni che rappresentano le aziende e i coltivatori diretti in questo caso per sostenere il settore agricolo. Io per 10 anni sono stata iscritta alla Coldiretti, i miei nonni erano iscritti alla Coldiretti, mio padre, tuttora mio fratello. Ho sempre detto che è sempre stato un vanto avere le scarpe sporche di terra per me. Da piccola giocavo su montagne di mele. Oggi sono qui perché la Coldiretti è importante in tutto il territorio nazionale. Il cibo è importante per la popolazione, il buon cibo, i prodotti chilometri zero. La Coldiretti sta facendo in tutta la città con i mercatini una grande promozione per tutte le persone che si dedicano a questo lavoro, e grande dignità e grande partecipazione. Sport Spal adesso, serata piena di emozioni ieri sera al Parco Coletta di Ferrara sotto il grattacielo, dove sono state presentate le nuove divise della stagione di Serie B, ma è stata anche l'occasione per salutare pubblicamente la famiglia Colombarini e il presidente Walter Mattioli, che lasceranno a giorni la società tacopina. I tifosi e la città appunto li hanno così salutati ieri sera. Alessandro Sovrani li ha intervistati, ne sentiamo degli estratti ora, gli integrali li trovate sul sito telestense.it e sui profili social. Partiamo dalla cosa più semplice, la presentazione delle maglie. Sì, abbiamo presentato le maglie nuove 21-22 che come sempre sono bellissime. E abbiamo presentato la terza, che è la maglia del presidente, che è l'ultima, almeno per quanto mi riguarda, che anche lei ha un significato tutto particolare. C'è da guardare con fiducia questo passaggio di proprietà, quelli che saranno i nuovi motori, quello che sarà il nuovo motore della formazione biancoazzurra, della famiglia biancoazzurra. Ma dico di sì, insomma, non credo che sono persone serie che arrivano dall'altro capo del mondo, non credo che arrivino qua per fare delle cose fatte male. Simone, più emozionato questa sera o quando la Spal ha vinto i suoi vari campionati? No, beh, sono emozioni diverse sicuramente. Oggi ci si rende anche conto, visto un evento del genere con tanta gente che ha partecipato, e sentire anche i cori dei tifosi, cosa che non si sentiva da quasi 2 anni, è un'emozione forte, indescrivibile, proprio perché è passato anche tanto tempo. E poi insomma ci si rende conto che è un percorso che sta arrivando alla fine, un percorso che ci ha riservato tante gioie e qualche dolore. Però è giusto così, arriveranno una nuova proprietà, bisogna dargli fiducia, hanno delle idee serie, possono fare sicuramente molto di più di quello che potremo fare noi continuando da soli per riportare la Spal nei palcoscenici più importanti e comunque per fare campionati di alto livello. Quindi ben venga in questo percorso una nuova proprietà, bisogna che tutta la città gli stia vicina e dia fiducia e continui a fare quello che ha fatto per i colori della propria squadra. Bocca al lupo per il futuro delle vostre imprese, delle vostre aziende, anche perché avete detto non abbandoneremo la Spal. No, assolutamente no, ma io rimango un tifoso di questa squadra come lo ero prima anche di diventarne proprietario, rimarrò sicuramente sponsor e cercherò di fare in modo che anche tutto il resto della città e degli sponsor e dei tifosi che sono stati vicini a noi in questi 8 anni continuino a farlo anche con la nuova proprietà negli anni a venire, perché questo è l'unico modo per riprovare quelle gioie che abbiamo passato in questi 8 anni. Partendo da questo grande patrimonio che la tifoseria, lo ha dimostrato anche questa sera, ha tenuto a sottolineare l'apprezzamento nei vostri confronti. Sì, perché dal 2013 arrivare fino ai giorni, anzi fino a un anno e mezzo fa purtroppo, abbiamo fatto le cose veramente tutti quanti insieme, perché poi quando si vince tendenzialmente ma ha vinto questo, ha vinto l'altro, invece abbiamo proprio vinto tutti quanti insieme, cioè quindi c'era una sinergia, un qualche cosa di particolare che legava la città, la provincia, la tifoseria, la dirigenza, la proprietà, i giocatori. E questa sinergia veramente importante ha fatto sì che sono arrivati tanti risultati. L'ultimo anno e mezzo si è sentito veramente la mancanza del nostro pubblico con gli stadi chiusi e quindi una differenza abissale, insomma, nei momenti difficili non avere di fianco la nostra tifoseria è stato fondamentale, sono sicuro
non dico l'anno della retrocessione, perché magari saremmo retrocessi lo stesso, ma saremmo retrocessi in un modo diverso, e l'anno scorso avremmo centrato sicuramente il playoff con tutti i nostri tifosi a fianco. Questa è la mia idea e sono sicuro che sia la verità. Le interviste integrali, ve lo ricordo, le trovate su telestense.it e sui canali social di Telestense. Questa sera in televisione invece, su Telestense, ovviamente trovate subito dopo il telegiornale il filo di Arianna, si farà il punto della campagna vaccinale nel Ferrarese e poi un appuntamento con Match Estate. Questa sera verrà riproposta la puntata con protagonisti lo scrittore Marcello Simoni, il gruppo musicale della Dolce Vita e alcuni opinionisti con cui si è parlato appunto di Spalle. Poi sempre questa sera su Telestense a seguire l'appuntamento con Sanità e Benessere Oggi. Con questi appuntamenti televisivi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.